Vola, Sinin. Ecco Ivar. E c'è Albert. Ivar, c'è Albert. Salute, Eivor. Stavo dicendo al principe che oggi Thor è con noi. La vittoria è certa. Dunque, qual è il tuo piano? Quel bastardo di Ynir è a capo del villaggio. Mostriamo a questa gente cosa accade a chi si piega ai britanni. Facciamoli a pezzi, riduciamoli in cenere e tagliamo la gola di Ynir. Giusto, ragazzo? Desidero essere valoroso, non crudele. A tagliare le gole ci penserai tu. Fumo e fiamme alimenteranno il desiderio di pace di Rodri. Ynir non è importante. La pace è per i poppanti, ma fa come credi. Ah, ho il sangue che ribolle. Attacchiamo ora e lasciamo una scia di sangue. Un approccio furtivo ci darebbe più tempo. Ah, preferisco rumore e furia. Ma fa quel che devi. Meglio agire in silenzio. Non ha senso attirare su di noi ogni soldato britanno. E io dovrei restare qui a sbavare come l'idiota del villaggio ad aspettare te? C'è Albert. Ascolta i racconti di questo vecchio e ripulisci la sua bava. Non sono un tipo paziente, Eivor. Falli fuori in silenzio. Potrei raggiungerti come ho fatto alle De Chester. Resteremo qui a disegnare rune nella terra. Ma non metterci molto. Mi sto scaldando. Puoi vincere!
Hai visto, Cheolbert? Gli sono cresciute le palle! Rendo grazie per la vittoria e chiedo perdono per le vittime. Oh, Cheolbert, il tuo dio mi annoia! Ridi un po', abbiamo vinto! Non mi sono divertito per niente, Ivar.
Io e Deivor siamo nati per questo, ragazzo. La danza di spade, il sangue, le ossa rotte e i denti digrignati. Questo spargimento di sangue ti ha soddisfatto? Era tanto da placare la sete di Fenrir. Perché fermarsi? Ceolbert, vorrei sapere che cosa ne pensi. Sei felice della nostra vittoria? Io... credo di sì. Vorrei avere presto notizie di Rodri. Cosa intenderà fare? Vedrà le fiamme. Saprà che Westbury è un mucchio di cenere. Quella pustola infetta dice che solo un drago può ucciderlo. Presto vedremo se è vero. Cerchiamo la pace, Ivar, non la vendetta. Se non vuoi accettarlo, puoi tornare subito a Repton. Tu non conosci Rodri come me, Eivor. Non sai che razza di viscido bugiardo può essere. Ora basta, però. Mi serve un momento di calma. Ti serve bere? No, Ivar. Vera calma. Una ritemprante camminata nei boschi. O un po' di pesca. Vi va di pescare? Pescare, eh? Cerchi una pozza calda in cui inzuppare il verme? Ho visto un piccolo stagno. Venite? Potremmo prenderci un attimo per rilassarci. Ci siamo quasi. Pescare non mi piace. Dove sta la sfida? È impossibile che il pesce mi uccida. Luga, voleva! Qui andrà bene. Peschiamo anguille. Deor la fa d'ora la zuppa di ortica con anguilla appena pescata. Io non pesco. Andate pure. C'è davvero molto pesce qui. Presa! Portala a riva. Bravo, Eivor! Un'anguilla! Presa! Portala a riva! Un'altra anguilla! Faremo un'ottima zuppa! Presa! Portala a riva! Ora bastano! Il vescovo Deurlaf sarà felice! Raccontiamo a Ivar della nostra pesca! Si è voluto più tempo che arrazziare il villaggio! Abbiamo anguille per un banchetto. Il vescovo ne sarà felice. Ecco che arriva il virtuoso. Ah, che strano modo di festeggiare. Ma tutto sommato, Cristo era un pescatore di anime, non è vero? Vescovo, salute! Abbiamo gli ingredienti per una zuppa. Grazie, Ceolbert. Ma ho il cuore triste. Molte case sono bruciate. La ricostruzione sarà lunga. Avresti dovuto vedere Ceolbert combattere. Sarà un aldermanno con le palle, temerario e feroce. Dovrei essere invece giusto e retto, ma apprezzo le parole. Ho inviato un messaggio ai britanni. Prego per la pace con Re Rodri, malgrado l'assassinio del fratello. Ha giocato a nostro favore. Guardate dove siamo. I britanni implorano come lattanti. La battaglia è finita.
Ma il dialogo non è ancora iniziato. Dobbiamo riflettere bene su chi di noi si presenterà ai negoziati. Le prossime mosse sono decisive, miei lord. E dopo quanto è accaduto a Quatford, credo che Ivar non debba partecipare. Che cosa? Dopo tutto ciò che ho fatto, dovrei abbassare la testa. Il buon vescovo ha ragione, Ivar. Tu sei un guerriero, non certo un paciere. Fottiti, morso di lupo. Io conosco Rodri e so di che giochetti è capace. Io ti ho avvertito. Se sentirai un mio peto, sarà il mio saluto al bastardo. Hai ferito il suo orgoglio? Se sai come lenirlo, suggeriscimi la cura. Il suo orgoglio è problematico e la sua rabbia è imprevedibile, ma ha un animo sincero. Ah, penso che catturerò un cinghiale e lo farò allo spiedo con lui, ascoltando le sue storie di guerra. Ne sarà felice. Vescovo, dobbiamo prepararci all'arrivo di Rodri. Raduna gli uomini e prepara un campo qui. Se sarà pace o sarà guerra, è presto per dirlo. Attenderemo. Detesto attendere. Ci rimettiamo a Dio. Preghiamo e rendiamo grazie per questo momento sereno. I britanni sono arrivati. Il momento è passato. Di qua, alla grande quercia. Dov'è Ceolbert? Deve essere presente in qualità di futuro aldermanno. È andato a caccia. Di cinghiali, diceva. È passato un po' di tempo, no? Non possiamo aspettare. La pace va decisa ora. Lady Angarad, salute. Veniamo a parlare di pace. Siamo lieti di saperlo. Ma dov'è il vostro grande re? È rimasto al castello su mia richiesta. La sua presenza poteva scatenare il tagliagole Ivar. Il tagliagole è chiuso nella sua tenda. Entrambi temevamo i nostri compagni più bellicosi. Sembra che siamo in sintonia. Un eccesso di cautela non è mai dannoso. È un buon segno. Forse dunque riusciremo a porre fine alla guerra e a tutte le sofferenze. E la tua proposta? Ritireremo i nostri soldati nei legittimi confini delle nostre terre. Chiediamo solo alcuni giorni di tempo per organizzare la partenza dal castello di Castow. In cambio, voi cesserete le ostilità a partire da ora. Sono termini generosi. Abbiamo una tregua. E sia. Bene, un negoziato rapido e pacato. Dio sia con te e con il tuo re, Lady Angarad. Salute a voi. Ci siamo sfidati in guerra. Ora ci rispetteremo in pace. Sono confuso, Eivor. In un battito di ciglia un ciclo di sangue e morte si è concluso. Hai percorso un cammino difficile, vescovo. Ceolbert deve ricevere la buona notizia. Andrai tu a dargliela? Andrò a cercarlo. Sciagura. Ah, non me lo merito. Per gli dèi, dove è andato Ceolbert? Qualcuno deve saperlo. Hai visto Ceolbert? Non faccio caso agli spostamenti del principe. Chiedi a qualcun altro. Sto cercando Ceolbert. L'hai visto? L'ho visto affilare punte di freccia.
Forse il vecchio guancia blu ha riparato la mia coppa. Andrò a vedere. Ivar, è fatta. Pace, eh? E adesso tutti se la staranno facendo sotto per la gioia. Se non gioia, sollievo. Hai visto Ceolbert? Voglio riferirgli la notizia. Mi ha chiesto di accompagnarlo a caccia, ma non ero dell'umore. Salve, Eivor. Avete visto Ceolbert? Mio fratello l'ha visto. Fradicio di un pesce, vero? Ha celebrato la pace, con molto impegno. Sveglia! Dov'è Ceolbert? Ceolbert? Nessun altro ha visto Ceolbert? Soltanto lui, Drengr. Dovrai aspettare che si riprenda. Si ubriaca spesso, così? Per gli dèi, certo che sì. Due volte a settimana. A volte per tre o quattro giorni. E due volte la domenica. E cosa fai quando vuoi che si riprenda? Tienitelo per te. Ma quando mi serviva sveglio con urgenza, l'ho buttato in un lago. Farò un tentativo. Ci deve essere un modo per svegliarlo. Bene? Questo è davvero un colpo basso! Sto cercando Ceolbert. Chi? Il giovane Sassone? Il futuro Aldermanno, sì. A quanto diceva, aveva intenzione di catturare una bella preda per Ivar e gli altri. So che è andato a caccia, ma dove? Vicino all'imbocco di una caverna, mi pare. Risali il fiume verso il monte a sud di qui. So da dove iniziare. Grazie. È successo qui. È un brutto segno.
L'arco di Cheolbert. A terra. Impronte e sangue, non di un cinghiale, un lupo che stava trascinando qualcosa. Per Freya. Sei vivo. Io... Non sforzarti. Sei gravemente ferito. Un drago sull'Elsa. Dei. Lo stemma britanno. Respira, ragazzo. Non ti rimane molto. Ti riporterò indietro per l'ultimo saluto. Posso portarti dagli altri. Farò piano. Shh, risparmia le forze. Eivor, io... Piano, piano, Cheolbert. Presto saremo tra amici. Ecco, così saremo più veloci. Respira, Cheolbert. Ci siamo quasi. Mi serve aiuto! Ivar! Derlaf! Per la barba di Thor! Ehi! Guarda dove vai, idiota! Eivor, cos'è successo? No! No! Sciocco ragazzo, che hai fatto? L'ho trovato in fondo a una caverna, straziato dai lupi. Ivar! Piano ragazzo, piano!
Ivar? Dammi un'ascia, presto, sbrigati! Ivar è morto. Un'ascia! Il suo dio lo accoglierà comunque, con o senza ascia. Va dal tuo dio, ragazzo. Canterò per te nel Valhalla. Non è stato un lupo. Dimmi cosa è successo! Sono stati i britanni. Aveva questa lama nel petto. Un pugnale britanno. Rodri! Ma perché? Hai ucciso suo fratello. Credevi davvero che non si sarebbe vendicato? Te l'ho detto che era un bugiardo. Non ha mai mirato alla pace. Voleva il sangue! Vescovo Deorlaf, da questa parte! Ora della fortezza non lo salveranno. Gli affonderò questo pugnale nel petto. Saremo rapidi allora. Attaccheremo prima che Rodri possa esultare. Dio del cielo, cos'è successo? C'è Olbert. Ucciso. Che il Signore ti liberi dai peccati, ti salvi e ti elevi. Fate avere il suo corpo al padre. Vorrà una sepoltura cristiana. Lady Angarad ha detto che Rodri è rintanato nel castello di Castro. O ha mentito o se l'è lasciato sfuggire. Ad ogni modo, lo scopriremo. C'è un posto vicino alla fortezza dove accamparsi. Perlustreremo la zona. Un buon piano. Ora andiamo. Bene. E ricorda, lascia Rodri a me. Per la barba di...